Ciao a tutti amici di guidodalboa.it, benvenuti in questo nuovo video dove andiamo a vedere la configurazione economica del mese di luglio, che sarà basata dopo alcuni mesi dove ho fatto delle configurazioni con piattaforma AMD. Andiamo a farla di nuovo con piattaforma Intel. Questa configurazione è basata sul processore Intel Core i3-8100, un quad core 3.6 GHz che viene a costare sui 118 euro. E lo andiamo a montare su una scheda madre MSI con chipset B360M, la B360M ProVD in formato micro ATX, che viene a costare sui 72,50 euro. Per quanto riguarda le RAM, ho scelto le ADATA XPG Flame, due banchi da 4 GB per sfruttare il dual channel, che vengono a costare in totale sui 91 euro. Per quanto riguarda la scheda grafica, andiamo a mettere una GTX 1050 Gaming X della MSI, che viene a costare circa sui 154,90 euro. Per quanto riguarda SSD e hard disk, andiamo a mettere un SSD per il sistema operativo da 120 GB, una ADATA Ultimate SU650 che viene a costare sui 39,80 euro, mentre per l'archiviazione un terabyte di Seagate Barracuda. L'alimentatore è sufficiente, uno da 450 watt. Ho scelto uno Sharkoon non modulare con standard 80 plus bronze e PFC attivo. Per quanto riguarda il case, invece, ho scelto un Cooler Master Masterbox modello TD500L, che è uno dei modelli usciti quest'anno, sono uno dei modelli più recenti, che costa sui 44 euro. Magari forse ho dimenticato di dirvi qualche prezzo, però qui sotto, qui in sovraimpressione, li avete visti. Vi ricordo che le mie configurazioni economiche sono perfettamente in grado di farvi giocare in Full HD a dettagli alti e anche massimi per qualche titolo. Per quanto riguarda il budget, che il budget totale è di 610 euro circa, nessuno vi vieta appunto di personalizzare la vostra configurazione come più vi piace, fermo restando che appunto con un Core i3, un 8 giga di RAM, comunque 2666 MHz, e una GTX 1050, comunque giocate più che bene in Full HD. Bene, per questo video direi che è tutto. Io vi ricordo di venirmi a trovare sul mio blog guidodalboa.it, di iscrivervi al mio canale YouTube se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanella per non perdervi tutti i miei video. Vi ricordo anche le mie pagine social, Facebook, Twitter e Google+. Io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video. Ciao ciao a tutti!